La notifica degli atti giudiziari in materia fallimentare deve essere eseguita entro il termine stabilito dalla legge in misura non inferiore a 15 giorni prima dell'udienza stessa, da computarsi secondo le regole ordinarie previste dal codice di rito. Il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere con lo spirare del termine di compiuta giacenza. Pertanto è essenziale calcolare il momento in cui si può considerare notificato un atto per compiuta giacenza. A tal riguardo la legge stabilisce espressamente che la notificazione sia perseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Tale disposizione tutela l'interesse sia del notificante, per il quale la notificazione sia perseguita anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che è quello del notificato, che dispone di un termine congruo per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale. A tal riguardo assume rilievo anche l'articolo 155 del Codice di Procedura Civile, che sul computo dei termini stabilisce al comma 4 che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, e ai commi 5 e 6 che la proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato, comma 5. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa, comma 6.